leave me alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggiatori Spazio-Temporale. Stasera parleremo di suono, di musica e di alte frequenze. E lo faremo con Piercarlo Bormida, compositore di musica elettronica specializzato in ambito bioenergetico, in rune nordiche e in yoga runico, in frequenze musicali curative, in cromopuntura e sciamanesimo nordico e celtico. E poi è tanto altro che magari ci andremo a scoprire stasera dalle sue parole. E inoltre è anche un presidente di un'associazione che si chiama Il Bardo. Stasera ci parlerà soprattutto di alte frequenze. Adesso lo faccio entrare. Buonasera, Piercarlo. Ciao Pierri e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sono felice di essere qui con voi. Come dicevo, stasera parleremo soprattutto di musica, di vibrazioni, di alte frequenze. Io ti ho conosciuto per prima cosa come musicista, grazie a un pezzo dedicato a Sigir, che per chi non lo conoscesse è l'estraterrestre del caso Amicizia. Poi ho scoperto che sei anche senz'altro un guerriero di luce, un portatore attraverso la musica di frequenze che possono aiutare le persone ad elevare la propria vibrazione tramite questi tuoi lavori. Vuoi raccontarci chi è il Piercarlo musicista? Con piacere, è una bella domanda perché affonda le sue radici proprio agli albori della mia nascita. In realtà io sono cresciuto a suon di musica, anzi ti dirò di più, forse anche prima di nascere, in quanto già durante la gravidanza mia madre ascoltava un sacco di musica e quindi sono arrivato su questo pianeta nutrito di Wagner, Beethoven e quant'altro. La musica mi ha sempre accompagnato, poi ovviamente ho avuto un periodo iniziale di studio classico, quindi il pianoforte, come molti ragazzi fanno, però poi la grande rivelazione, almeno per me, è stata la scoperta della musica elettronica, che è arrivata a metà degli anni Ottanta. Nel mio caso ero un adolescente, e sono stato catapultato nella prima band all'epoca nella zona del nord-ovest, quindi a Cuneo, di musica elettronica, e da lì in poi è stato un viaggio infinito che continua ancora adesso e mi ha dato diverse soddisfazioni, devo essere sincero. Tra l'altro vedo il tuo laboratorio musicale che sembra un laboratorio di un alchimista, molto Sì, simile a un tastone. mi piace associare l'alchimia alla musica elettronica, non sono l'unica a farlo, lo hanno detto anche altri illustri colleghi. E c'è una similitudine, no? Io credo, perché lavorare con i suoni e gli elementi, insomma, ha qualcosa di simile. Poi effettivamente lo studio di un musicista che si occupa di frequenze e di musica elettronica è pieno di marchingegni che ricordano gli alambicchi degli alchimisti, i cavetti. È una marea di strumenti che noi utilizziamo per poi raggiungere determinati scopi. E questo dove stai facendo l'intervista è praticamente dove tu crei la Sì, tua. questo è il mio remoto angolo dove, dove produco la musica e dove sperimento anche le frequenze terapeutiche. E dove sostanzialmente passo gran parte del mio tempo a creare e soprattutto a studiare sinergie, relazioni fra note, intervalli, frequenze. È un mondo molto affascinante.
nel tuo laboratorio. Allora, se te sei d'accordo, magari volevo far sentire a chi ci ascolta qualche tuo lavoro. Io inizierei con una traccia. Con piacere. Spero che si sia sentito perché mi dava l'impressione che si bloccasse. Non Sì, so se. ho avvertito qualche piccolo blocco, ma nel complesso da me funzionava. Ah, ok, vuoi spiegarci questa traccia? Certo, questo è estratta dal mio canale YouTube dedicato a Herne, che è uno dei miei pseudonimi. Mi sono sempre mascherato con vari nomi durante la mia carriera musicale. Herne è uno degli ultimi che utilizzo perché ricorda il famoso cacciatore, no? In realtà qui in questo caso è il cacciatore di frequenze, per quanto mi riguarda, della mitologia anglosassone. Questo lavoro, come avrete sentito, aveva dei suoni acquatici e gran parte delle mie ricerche, dato che ho scelto di vivere alla macchia, come si suol dire, quindi in collina vicino al bosco, questa scelta di vita mi ha permesso di avvicinare appunto i suoni della natura, che io trovo molto importanti in un campo di ricerca come quello musicale. Fra l'altro ci sono dati scientifici che confermano l'importanza, per esempio, del suono dell'acqua come calmante naturale, ad esempio. In questo caso la traccia fa parte di un progetto che si sviluppa su diversi minuti e sostanzialmente si basa su degli studi di una biologa che si chiama Mary Ann Clark e di un musicista suo collega John Dunn, che hanno elaborato dei software che in qualche maniera riescono a trasformare, cerco di dirlo in maniera semplice, le sequenze degli amminoacidi in note. Questa cosa mi ha molto colpito quando ho letto i loro studi e quindi ho fatto una ricerca personale per arrivare a un certo tipo di risposta nell'individuo e questo è il risultato. Insomma, ci sono queste sequenze che viaggiano con suoni da me elaborati, uniti a una sorta di
di white noise, si chiama così in musica, è un rumore bianco, che è quello che molto semplicemente riesce a resettare un po' le nostre onde cerebrali. Quindi quando sentiamo questo suono, che è molto simile a quello dell'acqua, il nostro cervello si calma, si placa e da lì in poi è possibile muoversi all'interno di queste onde per dargli appunto uno stato di rilassamento piuttosto che di consapevolezza maggiore. Ecco. Il canale Ma Hern appunto è dedicato a questo. cosa vuol dire secondo te portare un'alta frequenza o alte frequenze? Guarda, per me portare alte frequenze significa cercare in qualche modo di innalzare lo stato vibratorio dell'uomo, visto che stiamo parlando di noi. Non lo dico in maniera egologica, ovviamente, ma in maniera ecologica, nel senso che come è importante la relazione con ciò che ci circonda, è importante che la base, quindi l'antenna, che è l'uomo, sia in armonia. Alta frequenza e alte frequenze per me vuol dire dare una mano a un individuo che ormai è molto stressato sotto tutti i punti di vista a crescere, ad innalzarsi, ad arrivare a stati di coscienza più salutari. Pensa che un individuo, magari lo saprei già, in buona salute vibra fra i 62 e i 78, 80 o giù di lì. Megahertz. E sono numeri molto alti. Qualsiasi cosa invece che a livello negativo viene ad attaccarci, per esempio una malattia o un'aggressione anche solo verbale, ci fa calare di 15 megahertz in pochi secondi. Questi dati scientifici mi hanno fatto riflettere, cioè, mi hanno fatto capire che l'uomo per star bene ha bisogno di innalzare questa frequenza in cui vive. E per quanto mi riguarda, ho tentato di farlo e ci provo tutti i giorni con una vita il più possibile sana, diciamo così, ma soprattutto in collegamento con lo spazio naturale che mi ospita. Questo per me è uno dei dati principali. Ecco il perché di ricercare nella natura molti suoni che non hanno bisogno di sintesi, ma sono già curativi di per sé. L'aiuto che io posso dare come musicista è di unirli allo studio che sto conducendo. Nei tuoi lavori c'è anche il lavoro sui 432 Hz, giusto? Ce lo vuoi spiegare? Sì, certo, dici bene. 432 Hz ormai è un po' la parolina magica, no? Nel mondo dell'olistica e anche di alcuni musicisti, non tutti. Personalmente non mi limito a comporre solo in 432 Hz, spiego anche magari per chi non lo sa che cosa significa. Solitamente il sistema, diciamo, internazionale, ci propina musica, intonata a 440. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono 440 vibrazioni al secondo sul La, che è stato deciso essere il La internazionale. Questo da non molto tempo, nel senso che diciamo nel passato i musicisti e i compositori hanno lavorato ad un'intonazione diversa. Basti pensare a Verdi o a Mozart o ad altri nomi di questo calibro che lavoravano appunto a 432 Hz o 435 a volte, insomma, comunque variavano molto. L'imposizione, chiamiamola così, della frequenza standard da molti è imputata ad una scelta di controllo sulle masse. Io non credo che sia solo questo il motivo, stiamo parlando degli anni 30, nel 39, ma credo che ci sia un motivo anche più banalmente commerciale. In quell'epoca gli strumenti iniziavano ad essere venduti in tutto il mondo e andava fatto qualcosa per uniformare lo standard. E quindi è diventato 440. Poi a tutti gli effetti lo diviene nel 1953 con la conferenza di Londra. Ma per esempio negli Stati Uniti avevano iniziato a costruire strumenti intonati a 440 già dal 17, fino agli anni 20. Quindi tutto questo però cosa ci porta? Ci porta a delle riflessioni. Personalmente, quindi come compositore
musicista, io ho riscontrato nell'intonazione dell'A a 432 Hz una maggiore espansione, un senso di pace più profondo nelle composizioni che ne derivano. E questo mi ha ovviamente affascinato da subito. Io sono uno che sperimenta, prima di dire che una cosa funziona ci devo provare un po' di volte. Però devo essere sincero, quando lavoro con questa intonazione, credo che ci sia qualcosa di diverso, quantomeno. Ultimamente mi sto cimentando anche con frequenze leggermente diverse, soprattutto in collaborazione con una persona che è appassionata come me anche di argomenti, diciamo, di frontiera. Però ecco, il 432 è un'ottima base per alzare la nostra frequenza di cui dicevamo prima. Sì, Credo che poi sia ho veramente. visto che abbiamo fatto un corso qui in libreria Sì. dove non conosco il suono, lo sto conoscendo grazie a degli operatori, a dei musicisti come te, e ho visto che ci sono per ogni organo delle frequenze diverse, quindi immagino Certo. che ci siano anche su altri hertz, a seconda, il lavoro viene fatto a seconda di cosa devi stimolare, che chakra stimolare, giusto? Certo, assolutamente. Fra l'altro l'intonazione è una cosa, ma non è l'unica, non è la sola importante in questo campo. È importante, per esempio, da quello che ho rilevato io nei miei esperimenti, nei miei studi, anche il tipo di sequenze che vengono utilizzate. Io sono un grande appassionato di sequencer, no? E quindi di strumentazione che in qualche modo permette un susseguirsi di note in un certo modo, che poi vanno a creare un certo tipo di armonie che risuonano con quelli che sono i nostri organi. È chiaro che siamo totalmente immersi in un mondo di frequenze e di vibrazioni, e questa ricerca è praticamente infinita. È anche vero che bisogna pensare che gli individui non sono tutti uguali, quindi ad una persona magari può far molto bene un tipo di frequenza anche monofonica, 396 Hz, per dirne una a caso, che va a scuotere un po' a livello emozionale il nostro sistema, e ad un altro invece possono invece risuonare in maniera più idonea i 528 Hz. E il conseguente studio che per esempio ha fatto Leonard Horowitz, no? Che lui ha scoperto praticamente questa frequenza partendo da studi biblici, figurati, ed è arrivato a concepire questa frequenza come quella in qualche modo dell'amore, quella più armonica con tutto il resto del creato. È un mondo da scoprire ed è questo che mi affascina e che cerco di fare. Volevo ascoltare un altro tuo brano, stavolta dal sito Bandcamp. Ok. Thank you.
Ecco, questo brano qua si chiama Runic Yoga, giusto? Sì, Runic Yoga è il titolo dell'album, no? In generale, e poi ogni brano ha il nome di una runa. È un lavoro molto, molto interessante che mi ha rapito per diverso tempo. Io sono, come sai, un appassionato di cultura nordica e qualche anno fa, appunto, oltre a leggere i libri, ho deciso di mettere in pratica quello che avevo letto e quindi mi sono cimentato in questa pratica di questo yoga. Appunto yoga runico, definito così perché utilizza le posture runiche, quindi di questi segni, chiamiamolo così, di questo alfabeto nordico, associate a dei canti. Questo è lo Stadagaldr, il nome classico dello yoga runico. Stada significa postura e Galdr vuol dire canto. Questo fatto mi ha subito affascinato perché unisce appunto una sorta di ginnastica posturale ad un canto, ad un'emissione di suono. E ho deciso quindi nel tempo di iniziare a lavorarci sopra. Questi due lavori, che sono due album, fra virgolette, che contengono i due cicli delle rune dell'alfabeto antico, dell'Elder Futhark, contengono questo tipo di lavoro. E sono 12 rune ad album. E consentono di sperimentare, di solito ovviamente lo faccio dal vivo qui nella mia sede o dove vengo invitato in workshop o seminari, cose di questo tipo, consentono di sperimentare questa straordinaria tecnica di non solo di meditazione, direi, ma di autoconsapevolezza. Lo yoga runico è molto efficace a livello fisico. Solitamente si fa yoga o si pratica la meditazione per calmare la mente. In questo caso non c'è neanche il tempo di agitarla perché devi assumere una posizione che, per quanto tu non debba tenere a lungo, comunque ti impegna a livello fisico e contemporaneamente ti libera la mente. E dall'altro devi vocalizzare il nome di questa runa di volta in volta. E portarti alla frequenza di questa runa. Il lavoro che ho fatto io in particolare è di sperimentare una serie di frequenze diverse, che ho confrontato poi con altri studiosi di questo tipo di ricerche, e vedere gli effetti che ci sono. Quindi al momento, ho elaborato questi due album. Sono molto interessanti, soprattutto per gli effetti pratici. Ho molti amici che sono venuti qui al Bardo a sperimentarlo, mi hanno testimoniato gli effetti incredibilmente rapidi ed efficaci di questa pratica. E lo consiglio a chi non ha magari tempo o voglia di unirsi a gruppi di yoga tradizionale o a meno tempo, in pochi minuti puoi lavorare in un certo modo. Ah, Ha una una storia pratica affascinante quella molto, dello yoga runico. molto affascinante. Enzo Colombari ti chiede: buonasera, abito vicino e perciò ne usufruisco al mare. È un effetto calmante. Le onde hanno anche loro una frequenza? Buonasera Enzo. Beh, sì, le onde hanno una frequenza come tutto ciò che ci circonda. In particolare hanno delle frequenze che non sono molto alte e quindi in qualche modo ci portano degli stati di rilassamento. Questo avviene nel mio caso, per esempio, andando al fiume che ho sotto casa. Il mare, a maggior ragione, ha ancora più forza ed energia. Enzo ha ragione, avvicinarsi al mare è un calmante naturale che ti fa evitare medicine o pastiglie che sicuramente fanno bene da qualche parte, ma fanno molto male dall'altra. Quindi il mio consiglio è sempre quello di immergersi negli spazi naturali che il nostro bel pianeta ci offre. Mare va benissimo, vanno bene anche i boschi, vanno bene gli ambienti dove ci sentiamo un po' più in sintonia con quello che ci circonda. Nei boschi, per esempio, ci sono delle vere e proprie piogge di elementi salutari per noi, no? I famosi terpeni di cui parla Stefano Mancuso in diversi suoi libri, dove appunto afferma l'importanza del
dei bagni di foresta, per esempio, cioè di immergersi in questi spazi e trarne giovamento. Fai anche dei lavori con i binaurali? Sì, Ti vuoi effettivamente, tra l'altro, spiegare? Ti scusami, vuoi non ho capito. spiegare che cosa sono per chi non magari all'ascolto non lo sa e dei tuoi Certo. lavori che fai Con sui piacere, binari? sì. I battiti binaurali sono effettivamente una tecnica molto, molto interessante. Cerco di spiegarvela in maniera semplice. Di solito, il nostro apparato uditivo è abituato a percepire il suono in stereo, quindi sostanzialmente un'onda che ti arriva e tu interpreti come un suono unico. I battiti binaurali invece lavorano su due frequenze indipendenti a seconda dell'orecchio. Quindi a sinistra, faccio un esempio, si manda una frequenza specifica, per esempio, ritornando ai famosi 432 Hz, possiamo mandare un Do, che in questo caso sarebbe intonato su 256 Hz, e lo mandiamo nell'orecchio sinistro. Nell'orecchio destro invece decidiamo di mandare una frequenza, per esempio, di 10 Hz in più, superiore, quindi un 266 Hz, e in questo caso il nostro cervello entrerà in risonanza proprio in base alla differenza che si crea fra questi due battiti, o meglio, fra queste due frequenze che creano appunto il battito binaurale. Quindi sui 10 Hz. 10 Hz sono una frequenza che è classificabile abitualmente nelle onde alfa, che sono le onde cerebrali deputate al nostro stato di rilassamento e di meditazione, per esempio. Sarebbe interessante magari aggiungere due parole sulle cinque gamme di onde cerebrali, no? Perché se non le conosciamo è difficile poi capire come lavorano le frequenze binaurali. Ve lo dico velocemente per chi magari non ne fosse proprio a conoscenza. Le onde delta, per esempio, sono le prime e viaggiano su degli hertz fra gli 0,5 e i 4 Hz, e sono quelle classiche del sonno profondo, proprio dove la coscienza è quasi totalmente assente dal livello vigile. Risalendo abbiamo poi le onde theta, che invece sono dai 4 agli 8 Hz e sono le classiche onde che noi percepiamo, o meglio, il nostro cervello percepisce in stato di sogno o di creatività, ecco, chiamiamola così, di creatività artistica. Salendo abbiamo appunto gli alfa, dagli 8 ai 14, che sono lo stato più di rilassamento, chiamiamolo così. E poi finalmente si arriva alle onde beta, che sono le nostre di adesso, quelle che stiamo utilizzando nello stato di veglia. Ci stiamo chiacchierando, probabilmente stiamo viaggiando su quel tipo di onde cerebrali. Salendo ancora dai 14, dai 14, no, più avanti, dai 30 ai 70, andremo poi sulle gamma, che sono state analizzate, o comunque associate più agli stati di estasi, ma sono cose che hanno a che fare quasi con gli stati alterati, no? Della coscienza. Le onde cerebrali quindi possono in qualche modo essere utilizzate, e questo si può fare con i battiti binaurali. Ecco perché c'è questa tecnica di divisione dei toni a seconda delle due orecchie, perché riusciamo ad attivare una frequenza specifica che può servirci in quel determinato momento. Sì, pensavo essendo che praticamente tutto quello che esiste è un campo di frequenza, un campo d'onda, cioè in realtà tutto quello che esiste è una frequenza un'onda, quindi il potere della musica nel trasformare la materia o nel curare, infatti quando sentiamo determinate canzoni cambiamo proprio lo stato mentale, lo stato d'essere. Non so se sei d'accordo. Sì, sono assolutamente d'accordo. E poi non dobbiamo dimenticare che la musica utilizza un canale preferenziale. Oltre a tutto questo mondo di frequenze, c'è quello emozionale, no? C'è il piano emozionale, che è quello che poi ci fa amare una canzone piuttosto che un'altra, un genere musicale piuttosto che un altro.
inconsciamente, io credo che probabilmente il nostro organismo vada a ricercare quello di cui ha bisogno. E quello che io faccio in realtà è un aiuto nei casi in cui ci sia bisogno di questo aiuto, ma sostanzialmente chiunque può, ascoltando il proprio io, il proprio istinto acustico, trovare la musica e la frequenza che più ama e quindi più lo fa star bene. È sempre una questione di scelte e di relazione, secondo me. Lo ripeto fino alla nausea a volte, però mi piace pensare che siamo delle antenne, collegate a un universo e che devono in qualche modo sintonizzarsi in maniera corretta. Volevo far sentire un altro tuo pezzo da Bandcamp. Allora, vediamo di condividere. Non so, mi sento in uno stato molto, molto piacevole dopo aver ascoltato questo pezzo. Questo pezzo fa parte di un album DNA, giusto? Sì, dici bene. Fra l'altro riprende il primo ascolto che abbiamo fatto questa sera, ma in maniera singola, quindi mi dà la possibilità di raccontare qualcosa di più di questo lavoro che mi ha molto coinvolto. E quel lavoro appunto che accennavo prima, basato sugli studi della biologa Anne-Marie Clark, anzi Mary Ann Clark, texana. È un lavoro sviluppato su quattro tracce che io ho poi lanciato durante il famoso lockdown, il primo, quello che è stato abbastanza di impatto per moltissime persone che hanno dovuto rimanere chiuse in casa e affrontare i loro spettri in solitudine, spesso e volentieri. E questa molla mi ha fatto ragionare e sperimentare una serie di cose a livello frequenziale.
E in quest'ambito, appunto, come accennavo prima, ho lavorato sulla connessione fra frequenza e DNA. Il nostro DNA è a tutti gli effetti strettamente legato a tutto ciò che è vibrazione, tutto ciò che è frequenza. E in particolar modo, durante quel famoso periodo, ho cercato di, fra gli studi, fra i vari studi che sono stati fatti fra suono e DNA, di affrontare quelli legati più alle sensazioni di panico e quindi o di ansia, ecco, e quindi in qualche modo di realizzare una musica che potesse staccare la mente da uno stato oppressivo per portarla quantomeno ad un momento di rilassatezza. E questo avviene con la produzione delle serotonine. Niente di più semplice, in realtà le utilizzano nei farmaci come per esempio il Prozac a tutto andare appunto per calmare stati di ansia. Lo stesso risultato si può ottenere anche con l'utilizzo semplicemente acustico delle frequenze. Questo è molto interessante. Ci sono diversi studiosi al lavoro su questa nuova frontiera, no? Che coinvolge da vicino anche la medicina. E quindi questo piccolo EP, questo DNA che appunto trovate su Bandcamp, è centrato su questa finalità. E tu hai sentito anche in questi pochi minuti che genera uno stato di coscienza molto, molto rilassato. Io ascolto molto spesso i feedback di chi ascolta le mie composizioni, me le segno tutte, le studio e ovviamente i materiali di ricerca per me. DNA è una di quelle più scaricate o più utilizzate dalle persone. Molto bello. So che fai anche dei lavori, diciamo, più artistici. Sì, è vero. Fa strano distaccare un po', no, l'aspetto artistico da quello olistico in qualche modo. Io credo che l'arte sia anche lei un canale per star bene, però è vero che in certi casi ci si dedica più ad un impatto artistico che non a quello magari terapeutico. E poi magari è terapeutico comunque, in un certo senso, magari nel Esatto. video musicale ricerchi più altre cose nel video, ma anche nella musica, che dia un senso di divertimento, ma c'è comunque un insegnamento, c'è comunque Certo. tutto uno studio, giusto? Sì, assolutamente, hai colto nel segno perché anche nelle produzioni, chiamiamole così, da intrattenimento, c'è una solida base, no? Che sostiene questo intrattenimento. Quindi, poi, ripeto, arrivare ad una vibrazione, alta significa usufruire della musica in maniera piacevole. Questo non vuol dire ascoltare un genere piuttosto che un altro, ma semplicemente, usufruirne in maniera anche diretta e istintiva. E il progetto Herne von Bormios, per esempio, si divide in queste due diramazioni. Herne, in qualche modo, ha un'impronta, fra virgolette, più terapeutica e olistica, anche se poi effettivamente l'album verrà pubblicato su un'etichetta che si chiama Neo Tantra ed è assolutamente legata a un'impronta artistica, però comunque. Dal nome puoi intuire che si muove molto bene nella musica ambient, no? E invece Bormanus è il mio lato più legato alle performance o ai concerti classici e quindi affronta il suono in maniera anche più, da un lato più rituale. Io sono molto legato a un recupero delle tradizioni ritmiche, per esempio. Europee, ma anche non europee, che portano comunque a un muoversi. Quindi l'uso della danza per me rimane comunque preponderante in un certo tipo di scelta artistica. Questo perché arrivo da un mondo dove ho fatto per diversi anni musica elettronica, electro, techno anche, e dove ho sempre riscontrato un grande impatto sulla persona dato dal ritmo. Bormanus non è esente da questo tipo di impatto,
anche se è più vicino ad un ascolto ancestrale. E quindi poi magari avremo occasione di sentire un pezzo di questo progetto, ma comunque si sente subito che è un qualcosa di più che ti fa muovere piuttosto che Lo rilassare. metterei su un video, si chiama Heimdall Kelling from Lhasa, non so se Ok. l'ho pronunciato correttamente. Va benissimo. Bene, non sono stato fortunato. Vediamo il video che a me piace moltissimo, lo farei vedere anche per intero perché è È lungo, è veramente vero, è un po' lungo, però è opera della mia compagna, sì. 5 minuti di video. Thank you.
Molto bello, molto bello, complimenti. Grazie. Ricco di simbologie, se vuoi, hai voglia di spiegare. Dopo Sì, magari è un se vuoi video. vederlo per intero, se vuoi dirci anche i tuoi canali YouTube dove possono trovare i tuoi lavori. Volentieri, dopo vi dico i canali. Due parole su questo pezzo a cui sono molto affezionato e come vedi ha anche un video abbastanza curato perché doveva rappresentare un certo tipo di visione sostanzialmente. È di divertente questa cosa di Heimdall che associo molto volentieri al titolo della trasmissione di questa sera, no? Che è il viaggiatore spazio-temporale. Heimdall, non tutti lo sanno, ma è una divinità nordica che ha il potere di sentire addirittura l'erba crescere, quindi figuriamoci che divinità incredibile con cui abbiamo a che fare, ma soprattutto di vedere attraverso lo spazio e il tempo. Quindi è assolutamente indicato per questa trasmissione questa sera. Ovviamente affonda, diciamo, le sue radici in un immaginario nordico che possiamo legare tranquillamente al mondo delle rune di cui abbiamo parlato prima. Infatti si vede anche in un'immagine un tamburo rituale dove poi ca cadono e rimbalzano delle rune, appunto questi simboli nordici utilizzati non solo come alfabeto ma soprattutto come sistema magico. Questo lavoro fa parte appunto di un album di Bormanus che è dedicato a questo tipo di immaginario. In questo ultimo periodo, diciamo così, il mio viaggio si esprime attraverso un recupero del movimento attraverso però ritmi antichi e quindi utilizzo anche dei suoni e di campionamenti di strumenti utilizzati in altri ambiti, magari nel neofolk o addirittura nel folk. Sì, ci sono simbologie varie, rune, Filfot, e altre. Quello che è importante, come sempre, almeno quello che mi piace trasmettere con la musica, è l'attenzione per lo spazio naturale che ci ospita. Infatti ci sono immagini di acqua e immagini di foresta, c'è un orso e tutto si conclude poi in realtà camminando lentamente su un tronco e rientrando nella foresta. È un po' il messaggio di amore per l'ecologia che in qualche modo mi piace far trasparire nei miei lavori artistici. C'è questo legame molto forte con la natura che ovviamente mi viene fuori vivendo immerso in essa, ecco. Vuoi ricordarci i canali, i tuoi canali YouTube? Sì, allora, sono diversi, quindi dovete cercare un po' comunque, magari poi li scriviamo nei commenti. Beh, il principale è Bormanus su Bandcamp, che è appunto bormanus.bandcamp.com, dove ci sono tutti i miei lavori e dove si possono ascoltare tranquillamente tutti i lavori sia di Herne che di Bormanus. Altrimenti poi ci sono mille altre pagine che non sto ad elencarti perché come vi accennavo prima, ho più pseudonimi che libri a momenti e quindi la cosa è ardua, però se cercate per esempio Herne Nature of Sound invece su YouTube, che può essere utile forse in questo frangente, visto che parliamo di musica dedicata in qualche modo anche alla meditazione, agli stati di rilassamento, vi consiglierei quello, quindi Herne Nature of Sound. Poi ci sono i canali social dove mi trovate sempre con lo stesso nome, sia Facebook che Instagram. So che sei promotore anche di un'associazione che fa diversi progetti, l'associazione del Bardo, ci vuoi raccontare cosa fa? Certo, con piacere. Il Bardo ormai ha qualche anno, nasce nel 2013 e ha una finalità anche lì molto legata alla natura. E in particolar modo vuole identificarsi nello spazio in cui viviamo, come uno spazio aperto alla collaborazione in campo olistico. Effettivamente abbiamo lavorato molto sull'ospitalità di personaggi esterni che vengono qui a tenere workshop o seminari di varie discipline, quindi le più disparate, spesso sono amici, spesso sono persone che diventano poi amiche proprio perché vengono da noi a proporre i loro studi, ecco.
È un po' un incubatore nella zona. Io abito appunto a Torre Mondovì e nel Monregalese in questi anni è diventato una meta vera e propria per chi fa un certo tipo di percorso di coscienza. Quindi cerchiamo sempre di organizzare eventi o seminari che abbiano a che fare con l'armonia, e questa armonia si deve manifestare con il tutto. Poi Bardo ovviamente ha avuto una serie di declinazioni le più variabili, quindi abbiamo avuto a che fare con musicisti come anche con semplici operatori olistici o massaggiatori o sperimentatori di tecniche le più particolari. Abbiamo ospitato spesso e volentieri bagni di gong, bagni di altri tipi di strumenti, naturalmente i bagni di frequenze che conduco io stesso. Dato che sono a casa, insomma, approfitto per chi vuole sperimentare questo tipo di esperienza, ecco. Io intanto ho messo sotto il tuo canale YouTube, Hernan Oh, Torrentino. grazie, sei molto gentile. So che hai fatto un altro progetto molto interessante e affascinante, che è la micronazione. Ce ne vuoi parlare? Anche come è strutturato? Sì, certo, beh, la micronazione è un argomento che è diventato di moda anche in Italia dopo l'uscita di un film sull'Isola delle Rose, no? Non so se tu l'hai visto. Sì. Non l'ho ancora visto, però so di. Mi ero interessato di micronazioni. Sono Ah, nato in davvero? Inghilterra, fatta da una radio. Certo, la famosa Sealand. Sì, E certo. È un mondo molto affascinante. È assolutamente in linea con quello che in realtà è il mio credo principale, che è appunto vivere la propria vita come un'opera d'arte, no? Come diceva il buon Gabriele D'Annunzio. Le micronazioni sono assolutamente un'espressione di libertà. Bardo nasce con questo grande sentimento per la libertà. E ho voluto regalarmi questa micronazione come evoluzione del progetto associativo. All'inizio è stato un po' uno scherzo, nel senso che ho detto, vabbè, proviamo a fare questa cosa e vediamo come viene recepita. In realtà è stata molto apprezzata e ha una struttura molto ben definita, è sostanzialmente uno stato dell'arte, mi piace chiamarlo così, perché accoglie principalmente artisti e operatori olistici o comunque liberi pensatori, gente che ha voglia di avere un cervello attivo in questo mondo che invece porta spesso a renderlo passivo, e quindi ha tutta una sua calendarizzazione, ha una struttura, ha dei ministri, abbiamo dei ministri molto interessanti, degli ambasciatori, e facciamo concorrenza un po' anche agli stati, quelli ufficiali, no? Anche se poi facciamo parte del quinto mondo. Il quinto mondo sarebbe quello delle micronazioni. Sono tantissimi in realtà, sono più di 400 riconosciute fra loro. È una galassia che internet ha in qualche modo riattivato, perché come ben sai, forse le micronazioni erano già presenti prima, no? Della rivoluzione di internet, però erano spesso legate a territori e altre cose di questo tipo. Invece adesso c'è una grande rinascita di queste cose, tant'è che uno degli ultimi numeri di Le Monde, il settimanale, non mi ricordo più, comunque francese, ha dedicato uno speciale proprio alle micronazioni, fra cui una molto legata a noi, che è quella del Flandrensis, con cui abbiamo stretto trattati di mutuo riconoscimento, abbiamo una buona amicizia col Granduca, eccetera. È un mondo che vi invito a scoprire, perché nella sua bizzarria, nella sua vena, diciamo così, nella sua vocazione dadaista, nasconde spesso delle realtà molto molto interessanti, soprattutto a livello artistico. ho messo l'indirizzo www.liberecomunità.com. Certo, Libere Comunità è un portale al quale collaboro e che riguarda molto da vicino anche il mondo delle micronazioni. L'abbiamo creato proprio con lo spirito di avvicinare le persone a realtà altre che di solito non vengono diffuse. E sta crescendo molto bene, vedrete un sacco di articoli interessanti, e molti dei quali appunto vertono sulle micronazioni e sui loro rapporti fra loro. Ma
Com'è che si fa a diventare cittadino della tua micronazione? Dunque, la mia micronazione ovviamente si chiama Bardo e ha un sito specifico che è bardomicronation.eu. E per diventare cittadini non è necessario avere chissà quali requisiti. Il requisito principale è quello di amare in qualche modo, amare la bellezza e riconoscersi in quello che la micronazione, in questo caso il bardo, propone. Cosa molto semplice, anche perché basta seguire i nostri canali social, o direttamente il sito per capire di cosa parliamo. E non nego che abbiamo quasi giornalmente, giornalmente no, però ripeto, moltissime persone si avvicinano a noi da ogni parte del mondo. L'ultimo cittadino che ho appunto accolto proprio l'altro ieri è un ragazzo sudcoreano che ha visto il sito, si è appassionato moltissimo, soprattutto del lato artistico legato alla natura, e ha deciso di fare qualcosa in Sud Corea, di promuovere la nostra micronazione a casa sua. Abbiamo cittadini da ogni dove, come ambasciatori, peraltro. Infatti, volevo chiederti se qualcuno voleva entrare nella tua Sì. associazione, cosa dovrebbe portare per contribuire ai vostri progetti. Ma guarda, può contribuire anche semplicemente aderendo al progetto e quindi chiedendo la cittadinanza che gli verrà puntualmente conferita tramite un certificato ufficiale che verrà inviato via posta elettronica. La richiesta la puoi fare direttamente sul sito o sui canali social se magari sei più avvezza a questo tipo di comunicazione e poi da quel momento in poi potrai partecipare a particolari eventi dedicati alla micronazione, votare alcune iniziative all'interno della pagina Facebook dedicata ai cittadini, proporre, per esempio discipline artistiche o seminari che vengono condotti dal proponente, o diciamo che anche la micronazione come bardo in origine è un incubatore e soprattutto un luogo di scambio e di relazioni fra cittadini. Sono nate diverse collaborazioni, infatti, in questi anni di attività proprio all'interno dei cittadini stessi. E tutte cose molto interessanti che poi sfociano in episodi e in operazioni reali. Cioè, noi siamo una micronazione molto forte sul web, quindi abbastanza seguita, tutto sommato, rispetto ad altre che magari nella galassia spariscono un po', però siamo soprattutto attivi sul fronte del reale, ci piace fare le cose davvero. È una micronazione territoriale, oltretutto, perché ha uno spazio fisico. Ci sono anche micronazioni che invece non ce l'hanno, sono semplicemente virtuali. La nostra invece ha uno spazio definito, che è quello della nostra casa e della collina, insomma, che ci circonda. Allora, c'è un saluto da Alberto, che è la seconda volta che Eccolo commenta, che Alberto, ah, un è un caro saluto appassionato anche da parte mia. di frequenze di neon. È un musicista molto, molto bravo. Sì. Allora, so che fai anche diciamo, praticamente fai il teatro selvatico, alcune iniziative, il teatro selvatico. Magari ne Allora. parleremo più approfondentemente perché mi hai detto che è un argomento abbastanza vasto un'altra volta, ma volevi fare un accenno? Sì, un accenno lo faccio volentieri perché in realtà il Teatro Selvatico nasce insieme al Bardo, ma è una realtà autonoma. È un collettivo molto giovane che appunto prende vita all'interno della micronazione, ma che poi si sposta molto anche all'esterno. Sono dei giovani molto, molto attivi, artisti di varie latitudini, e lavorano dalla fotografia al teatro in natura, e la parola teatro forse è un po' limitativa, ma ve lo spiegheranno sicuramente meglio loro. E fanno un sacco di cose molto interessanti anche a livello emozionale, cioè coinvolgono moltissimo le persone negli spazi naturali. E in questi giorni, infatti, alcuni di loro sono in giro, credo che oggi siano a Milano, ma arrivano dal Veneto, fanno sempre delle cose in giro per l'Italia. E sì, meritano uno spazio a parte perché hanno molte cose da dire. Sono un po' il lato giovane e baldo della micronazione. Insieme abbiamo poi infatti deciso di condividere
collaborare a quello che è il nostro evento più importante, che è la festa della Costituzione della micronazione, che avviene il 21 giugno di ogni anno al solstizio d'estate. E lo abbiamo coniugato con il Festival del Teatro Selvatico che si chiama Naturarte. Appunto, vuoi raccontarci di questo festival? Certo, Naturarte è nato come espressione appunto del teatro selvatico, ma soprattutto legato al fatto che è collegato intrinsecamente alle feste della micronazione. Come dicevo, abbiamo scelto la giornata del solstizio d'estate, un po' per questioni climatiche, un po' perché è una delle date importanti nella nostra micronazione. E abbiamo deciso di unire le forze, ovviamente, perché fare una festa della nazione classica non era proprio nelle nostre corde. Noi siamo un po' legati a, diciamo così, ad un'impronta dadaista nel modo di fare. E quindi anche la festa della micronazione ha un che di divertente e un che di culturale, ovviamente. Il teatro selvatico non poteva che apportare nuova energia e soprattutto una vasta rete di artisti che possono intervenire in questa giornata che è molto, davvero molto carina perché si sviluppa dalla mattina alla sera con momenti apparentemente distanti ma veramente coinvolgenti, dai cavalli arati che leggiamo appunto in questa data ai concerti, alle performance nel bosco. È una giornata molto molto in particolare e spererei di averti come ospite magari l'anno prossimo. Va bene, ci terrei a venire perché fai delle cose veramente interessanti e che portano, come hai già detto nel backstage, secondo me portano una luce che in questo momento serve, che è la luce dell'arte e cioè che innalzano le frequenze. In questo globo terracqueo. Assolutamente, sono pienamente concorde. Ti ringrazio, abbiamo passato un'oretta abbondante insieme. Io ti ringrazio per tutta la lezione che hai fatto sul suono, che è Sono io che molto ringrazio te. affascinante. Sicuramente sappiamo qualcosa in più sulle vibrazioni, sulle alte frequenze. È stato veramente un piacere averti qua e ti aspetto per un altro appuntamento che ci racconterai di questo teatro selvatico. Con grande piacere, anzi, li coinvolgeremo personalmente e sicuramente scoprirai altre persone molto interessanti che potranno dare degli input anche a chi ci ascolta da casa. Quindi rinnovo i miei ringraziamenti a te per la tua trasmissione, che davvero dà la possibilità di esprimersi senza riserve su argomenti spesso difficili da affrontare. Ecco, quindi grazie ancora. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito finora e buonanotte, arrivederci alla prossima puntata. Buonanotte a tutti. Buonanotte.